Ed ecco un nuovo collegamento di itinerari agroalimentari d'Italia da San Severino Lucano, dal Pallafito, per questo evento Plasmatori d'Eternità. C'è Lidia La Vecchia in compagnia, come abbiamo preannunciato, del primo cittadino di San Severino Lucano, Franco Fiore. A te La Vecchia. Bene, grazie Sindaco per averci invitato nuovamente qui in questa bellissima location. Siamo al Palafido, come dicevamo poco fa con l'architetto Dattoli, un centro polifunzionale che da oggi diventa anche museo della scultura in terracotta e della maiolica d'arte moderna e contemporanea. Come si è arrivati a questo passaggio e perché proprio qui a San Severino questa bellissima mostra permanente, questo museo? Innanzitutto, ha detto bene, ci troviamo di fronte ad un centro polifunzionale. Abbiamo questo salone multimediale nel quale si possono apprezzare tutte le bellezze e le caratteristiche del Pollino. Nello stesso tempo questa struttura viene adibita anche per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ma anche per concerti di musica classica, lo abbiamo fatto più volte. Oggi diventa anche sala museale, museo della scultura in terracotta e della maiolica d'arte moderna e contemporanea, e diventa struttura museale di scultura per l'appunto in seguito all'organizzazione di un evento, di una mostra di sculture che si fece nel 2019 qui nel Palafrido. Noi c'eravamo. In occasione di Matera 2019, Capitali della Cultura Europea. Ed ora creiamo questa struttura museale perché ci sono state donate le opere dagli artisti e dagli scultori che all'epoca parteciparono alla mostra. Vuole diventare quindi un attrattore culturale di rilievo il polifunzionale. E chiaramente noi abbiamo la esigenza di migliorare sempre più l'offerta turistica, quindi di far interagire tutti gli aspetti di tipo naturalistico ambientale anche con aspetti culturali, ma vuole essere oltre che un rispetto ed un sostegno nei confronti di tutti gli scultori che hanno donato le opere attraverso visite ripetute che possano permettere di conoscere gli stessi, vuole essere uno stimolo nei confronti dei giovani che si devono e devono sostenere la cultura, perché la cultura rappresenta il substrato e l'elemento cardine per lo sviluppo di tutti i territori. Perfetto, grazie Sindaco. Grazie a lei. Nino Vitelli per Itinerari Agroalimentari d'Italia dal Pallafrido in compagnia del Sindaco Fiore e della nostra bravissima Lidia La Vecchia. Vi dà appuntamento a tra poco, avremo un altro ospite, naturalmente non vi diciamo di chi si tratta, sempre qui dal Pallafrido di San Severino.